Buongiorno a tutti. Provo a riprendere il ragionamento di ieri, quello del rapporto tra il turismo e la CLGP. Ricorderete che ieri abbiamo detto che a partire dalla tassa di soggiorno, cioè dell'incasso della tassa di soggiorno, 85.052,60 come valore assoluto, poi per l'estate, ma poi a giugno 20.560, a luglio 22.966, all'agosto 27.799, e a settembre 13.780, quindi a settembre nettamente di meno rispetto ad agosto, luglio e giugno, dovrò da dire che probabilmente non c'era stato nessun tipo di vantaggio turistico per la città dall'organizzazione della CLGP, che è costato, come sapete, 7 milioni e mezzo alle tasse del Comune di Taranto. Volevo provare anche a ragionare su un altro dato che, insomma, qualcuno ha detto attenzione però, perché tu stai facendo un confronto tra settembre 2023 e gli altri mesi estivi del 2023. Dovresti fare il confronto tra settembre 2023, cioè mese in cui si è svolto la CLGP, e il settembre dell'anno precedente. E io ho dato ragione a questa persona e ho provato a fare questo confronto. Ho fatto un'email a Puglia Promozione e ho chiesto a Puglia Promozione di sapere quali fossero stati i pernottamenti dell'anno 2022 durante il periodo estivo. Nella fattispecie a giugno, luglio, agosto e settembre, con particolare interesse verso settembre, perché ripeto, a settembre si è svolta la CLGP. Mi hanno mandato una risposta stamattina. Le presenze a Taranto, che sono equiparabili ai pernottamenti, a Taranto nel settembre 2023, scusate, nel settembre 2022 sono 24.983. Quindi le presenze a pernottamenti a Taranto nel settembre 2022 sono qua 24.983. Invece la tassa di soggiorno incassata a settembre 2023 è 13.781. Io per comodità di calcolo avevo fatto diviso 2, perché negli alberghi la tassa di soggiorno è 2 euro, nel bed and breakfast un po' di meno, nelle strutture ricettive, insomma, cambiavo le strutture ricettive. Siccome mi hanno detto attenzione perché 2 euro è assai, facciamo la media di 1 euro, cioè facciamo che per media le persone hanno versato 1 euro di tasse di soggiorno. Facciamo che io ho esagerato, quindi facciamo 1 euro. Allora, posto che ogni persona abbia versato 1 euro di tasse di soggiorno e non due, come quando si va negli alberghi, quindi sto sensibilmente riducendo, insomma, su 13.781 euro di tasse di soggiorno riscossa nel 2023 significa che ci sono state 13.781 presenze. Cioè 13.781 diviso 1 e non diviso 2 fa 13.781, quindi 13.781 presenze nel settembre 2023. Nel settembre 2022 c'erano state 24.983 presenze. Ripeto, questi dati del 2022 mi sono stati forniti da Puglia Promozione, dall'Osservatorio di Puglia Promozione. I dati del 2023 li ho desunti dalla tassa di soggiorno. Che cosa esce fuori? Esce fuori che anche cambiando il metro di confronto e di valutazione e anche riducendo la tassa di soggiorno da 2 euro a 1 euro, rimane il fatto che i dati che mi sono stati forniti dal Comune per la tassa di soggiorno e da Puglia Promozione per il numero di presenze raccontano che nel settembre 2023 c'è stato un calo di presenze netto rispetto a quello del 2022. Quindi questo valore aggiunto del turismo comportato dalla CLGP evidentemente non c'è stato. Grazie.